cosa prenderai? La tua fidanzata o moglie? Oh, intimo. Come? Bravo. Fa bene. Sì. Quanto spenderai? Non lo so, dipende, vediamo cosa ci offre. Il budget? 30, 35. Compra un parolone. Compricchia. Beh, sicuramente oggi è una bella giornata, qui insomma, come vedi, abbiamo Baci Perugina, cuore, tutto bello allestito, insomma, invogliamo anche da questo punto di vista. Infatti. È un regalone. 13 giorni, quindi più regalo di questo penso che... È uno splendido San Valentino. Allora. Esatto, esatto. Sì. Come sta andando? Non me ne sono manco accorto. Niente proprio? Assolutamente no. Rispetto agli altri anni? Sì, non ci sta paragone. Rispetto già l'anno scorso? Beh, l'anno scorso già si vedeva che le cose andavano male. Hanno ridotto solo la spesa. Budget medio? 50-150. Invece qualche tempo fa? Si spendeva di più. Vabbè, l'amore comunque non cambia, vero? Pare che va avanti. Io impazzisco se rimango ancora senza te. Vorrei odiarti un po'. Senza nemmeno amarti. E a preparare la valigia perché domani parto. Dove vai? Londra, 5 giorni. Bravissima, che tu possa trovare anche l'amore. No, spero di no. Perché? Meglio single. No, meglio single, per il momento sì. Si legge anche a San Valentino? Pochino. Cosa comprano di solito? Più libri d'amore di Nicola Spark oppure poesie di Neruda, un po' queste poesie, queste sono i libri che preferiscono. E comprano più i giovani o persone di mezza età? Un po' misto, più le coppie, i sposati. Mi porta a pranzo fuori? Ah. Benissimo. Che cosa di buono, e così andremo. Invece di fare le solite cose, andiamo a pranzo. Chi ricorda? Casomai una bella sorpresa, un diamante tra primo e secondo. Pure è possibile, pure è possibile. Non è detto che dalla tasca non esca qualche cosa. Palloncini pieni di cuore. Ah, i palloncini? Di cuore. Quanto hai speso? 80 euro. Quanto? 80. Non è troppo. No. Per l'amore si fa tutto. Sei innamoratissimo tu? Sì. San Valentino bisogna che... Arrivano i fiori. Arriveranno? Sì, è arrivato, Sono in macchina, cioè. Quali fiori comunque piacciono di più? I tulipani. E che fiore consiglia a tutti gli innamorati? Grazie. I tulipani. Perché lei vende i tulipani? I tulipani, no, mica vendo solo i tulipani, vendo anche i garofani, vendo tutto. Va bene, comunque un bel tulipano e viva l'amore. E viva l'amore.